ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere con noi. Questa sera lo spettacolo, come sapete, della Fraschetta, che è offerto a tutte le donne presenti e non anche quelle assenti, chiaramente. Però diciamo che noi dedichiamo questo spettacolo soprattutto alla parte femminile. Questa donna che è molto purtroppo bombardata da mille cose, mille problemi, mille situazioni in famiglia, nel lavoro, da tutte le parti. Noi non pretendiamo chiaramente di risolvere questo problema, però cerchiamo di almeno di appoggiarle oggi in una maniera così sentimentale e cerchiamo poi di superare qualche difficoltà se fosse possibile. Con noi dovrebbe esserci Eva Coneva, una delegazione mi risulta. Ecco, se poi alla fine naturalmente Eva Coneva, come lei rappresenta l'associazione, vuol dire due parole, ci farà molto piacere, anche perché così si focalizza quello che è la vostra presenza nel Valdarno. So che conosco bene la vostra associazione, quindi ci sono tante belle cose che fate tutti i giorni e quindi questo andrebbe magari sviluppato ulteriormente. Per il resto dopo inviterei anche il sindaco, il nostro carissimo sindaco, che di solito è abituato a queste cerimonie molto più di me. Come vedete, io riesco anche ad emozionarmi ancora come i bambini quando si tratta di teatro soprattutto, e quindi va bene, faremo due chiacchiere dopo. Le donne che vedrete sono figure della mitologia, la figure della letteratura, figure della cultura generale, e quindi sono figure di donne emblematiche che hanno fatto la letteratura, la storia, il mito. Quindi vedrete Giove e Era, per esempio, che litigano perché Giove era sempre un pochettino troppo focoso, e poi altre figure passando per i Promessi Sposi e altre. Sono pezzi abbastanza belli, credo che siano piacevoli e adatti ad un pubblico molto vasto. Bene, io mi fermo qui, partiamo subito. La Fraschetta di Bucine vi augura un piacevole serata in nostra compagnia, buon divertimento e di nuovo grazie di esserci. Aurora e Prisca al loro esordio teatrale, in un breve dialogo. Piccole donne crescono. Donna felicità, non ha l'amore, donna. Sai Aurora, vorrei tanto diventare grande in fretta, ma invece il tempo non mi passa mai. Anch'io volevo diventare grande, ma è da un po' di tempo che ho cambiato idea. Hai cambiato idea? E perché? Non so se posso dirtelo. Dimmelo, sono curiosa. Ma ho paura di farti diventare triste. Triste io? Ma non ci è mai riuscito nessuno. E allora, se proprio insisti, te lo dico. Dimmi. Ero a casa, bella tranquilla, e stavo provando, per divertirmi, gli abiti di mia madre da giovane. E di nascosto mi sono messa anche un po' del suo rossetto. Ah, se ti vedeva. Infatti mi ha vista e si è arrabbiata tantissimo. Me ne ha dette tante, ma tante. E perché? Io mi sarei messa a ridere. Glielo ho chiesto il perché e sai cosa mi ha risposto? Perché sono incavolata nera. Peccato. Già, peccato. Peccato che mia madre sia sempre incavolata nera. Guarda, anche la mia non scherza. È sempre agitata, non si ferma un attimo. L'altro giorno però l'ho osservata. In un'ora ha pulito il forno, ha stirato, ha steso il bucato e alla fine è uscita per fare la spesa. Ah, che pace. Forse dovremmo aiutarle nei lavori di casa. Sai, noi andiamo a scuola, ma anche loro vanno a lavorare. Ma io l'ho detto tante volte. Mamma, ti aiuto? Sai invece lei cosa mi ha risposto? No, tu non sai fare, poi mi tocca fare tutto da capo. Non è carino. No, non è carino.
La mia, lo sai cosa ho detto l'altro giorno? Ah, questa è proprio grossa. Basta, non ce la faccio più. Già lavoro mi stressa e non mi piace. Non dovevo sposarmi né fare figli. E te l'ho detto in faccia? Sì, era proprio arrabbiata. Sai, aveva lavorato tutto il giorno in ufficio. Poi a casa aveva appena finito di lavare il pavimento. Poi mio fratello è piombato in casa e sporcato tutto di nuovo. Sai che cosa ti dico? Non ho più tanta voglia di diventare grande. Invece io ho di nuovo cambiato idea. Che cosa? Io voglio diventare grande, ma non voglio vivere come mia madre. Voglio fare un lavoro che mi piace e dedicarmi alle persone che hanno bisogno di me. Giusto. Non è detto che dobbiamo sposarci né fare figli. Possiamo farlo solo se vogliamo. Hai ragione, Aurora. Anche io di nuovo ho cambiato idea. Davvero? Sì, voglio diventare grande, ma solo per realizzarmi. Donna felicità, non ha l'amore, donna felicità, si sente sola, l'accompagneremo noi, ragazzi, a cercare fuori. Elisabetta, prima d'Inghilterra, fu una regina molto amata dal suo popolo. Femminista ante litteram, rifiutò in modo categorico il ruolo di moglie, ma anche quello di madre, benché considerato necessario per assicurare un erede al trono. Perché vi partorisse il figlio maschio da te tanto atteso. Nacqui invece io, Elisabetta. La mia venuta al mondo fu da te vista come una sventura, ma anche per me lo fu aver avuto origine dal tuo seme. Ma una sventura fu soprattutto per mia madre, Anna Bolena, che non riuscì mai a partorirti un figlio maschio. Per questo venne da te accusata di adulterio. No, no, mio amato re, non fatemi uccidere! Io non vi ho mai tradito! No, vi supplico, dovete credermi! Zitta, adultera, tutti hanno visto, per te è la fine! No! Mia madre fu arrestata e decapitata. E tu fosti così orribilmente senza cuore da sposare il giorno dopo un'altra donna. Il giorno dopo. In un solo giorno avevi cancellato la tua prima moglie, Caterina, e mia madre, Anna Bolena. Ma soprattutto avevi rinnegato le tue due figlie, Maria e me, Elisabetta. Orfane d'amore, non abbiamo imparato ad amare, non eravamo capaci. Per questo siamo cresciute insieme odiandoci in modo viscerale. Io, Maria, sono destinata a regnare. Tu sei una bastarda. Devi andartene. Non c'è posto per te in questo palazzo. Non voglio vederti mai più, in nessun luogo. Vorrei che tu morissi. Piano, sorella.
Ti ricordo che re Enrico VIII ha rinnegato tua madre per sposare mia madre. E tu sei stata dichiarata illegittima. Quanto al volermi morta, contraccambio con tutto il cuore. Muori, illegittima! Poi, alla tua morte, o re, Maria fu incoronata regina. Mia regina, come posso dimostrare la mia devozione alla sua maestà? Controllate tutti a corte. Chi rifiuta la religione cattolica dovrà essere decapitato. E controllate anche mia sorella Elisabetta. Signor Winston, so che anche voi siete contrario ai metodi di mia sorella Maria. Sta uccidendo tanta gente, anche per semplici sospetti. È vero, principessa Elisabetta, la regina Maria è come impazzita. Ormai tutta la nazione la chiama Maria la sanguinaria. C'è un solo modo, purtroppo, fingere di assecondarla. E poi, al momento giusto, subentrare a lei. Maria, sorella, so che nutri dei sospetti anche su di me, ma io sono cattolica, puoi starne certa. Ti aiuterò a cancellare la religione protestante in tutta l'Inghilterra. Ecco, Elisabetta, è quello che volevo sentirti dire. Alla mia morte sarai tu la nuova regina. Così, per non essere uccisa, mi finsi cattolica, ma tutta la mia vita fu dedicata a difendere la religione protestante, quella di mia madre. Imparai a mentire e così feci finché Maria visse. Il 15 gennaio 1559, io, Elisabetta I, fu incoronata regina d'Inghilterra. Ma subito si presentò un ostacolo non previsto. Voi, o mia regina, un giorno dovrete assicurare un discendente per la successione alla corona. Prima o poi dovrete sposarvi e il mio compito sarà quello di presentarvi molti pretendenti perché possiate scegliere quello degno di voi. Risparmiatevi la fatica. Io mi oppongo nella maniera più assoluta al mio matrimonio. Io sono la regina vergine. O regina, ecco finalmente un pretendente degno di voi, il duca Giocondo di York. Il duca è in possesso di tutti i requisiti da voi richiesti. Vedo, casato nobilissimo, alto, biondo, prestante, ma il nome di grazia, il nome, chiamarsi Giocondo e divenire principe consorte, il mio consorte, via, non è proprio possibile, è del tutto ridicolo. Allora, il visconte Riccardo di Basville. Il visconte volteggia sul destriero davvero Dio. E che grazia nella danza. Ed è un vero gigante dai capelli d'oro. Ma avete osservato le sue mani e i suoi piedi? Piccoli, piccoli in modo imbarazzante.
mani e piedi da donna, direi. Davvero ripugnante. Io vengo da parte del re Richard de York, che con devozione chiede alla signoria vostra di riceverlo. Com'è il vostro re? È alto e biondo? Sa cavalcare con maestria e danzare bene? In questo caso potete dire al vostro re che sarò ben lieta di conoscerlo. O regina Elisabetta, il mio re è costernato. Voi avete detto la stessa cosa un mese fa e non avete voluto riceverlo, nonostante avesse tutti i requisiti da voi richiesti. Sono spiacente. Dovete dire al vostro re che dalle finestre di corte l'ho osservato al momento in cui è arrivato. Ma la sua statura è notevolmente inferiore a quanto immaginassi. Ditegli che aspetterò che cresca e poi potrà tornare. Non si diverta a ridicolizzare i suoi pretendenti. O regina, qualcuno potrebbe offendersi e creare problemi diplomatici. Si offendano pure. Io sono la regina vergine. Vengo da parte del mio re, Seban de Lancaster, che chiede di essere ricevuto da voi. È certo che lo apprezzerete e chiederete voi stessa di rivederlo. Come fa il vostro re ad avere questa certezza? Tutte le dame di corte, in ogni luogo dove si è recato, si sono perdutamente innamorate di lui. Questo lo rende certo di avere successo con voi. Che presuntuoso è il vostro re! Mi permetto di dissentire, o regina, al mio re vengono riconosciute modestia ed umiltà. È anche questo che piace tanto alle donne. Io non sono una donna, io sono la regina Elisabetta! E poi, modestia ed umiltà non sono doti, sono gravi difetti per un re che deve guidare il suo popolo. Ditelo al vostro re. Guardie, cacciatelo e che non debba mai più rivederlo. Io non sono destinata a fare figli, lo devono capire. Elisabetta mantenne fede fino alla morte a questo impegno preso con se stessa. Fu una regina molto amata dal suo popolo, ma negli anni vennero organizzate cospirazioni contro di lei ed in una di queste venne coinvolta anche Maria Stuarda. O mia regina, sappiamo bene che Maria Stuarda è vostra cugina. Ma abbiamo le prove che era complice nel complotto contro di voi. Se è cosa certa che mia cugina venga giustiziata! Negli ultimi anni della sua vita fu preda di una grave depressione. Un giorno sentì che era arrivata la sua ora e per questo ordinò. Chiamatemi un prete. Ho deciso di morire. Una grande persona, resa migliore dalle triste vicende personali. Fu un'insegnante straordinaria ed il suo metodo è in auge ancora oggi in varie parti del mondo. Maria Montessori.
Hai parlato con tuo padre, Maria? Mamma, ti prego, diglielo tu. No, Maria, mi dispiace. Questo è compito tuo. Maria, che cosa devi dirmi di così importante? Ecco, vedi, papà. Io voglio iscrivermi alla facoltà di medicina. Papà, tu sei una grande persona. Io so che puoi capire la mia volontà. Maria, non posso capire fino a questo punto. Ma fino a quale punto? Io sono stato molto orgoglioso di te quando ho saputo che intendevi iscriverti all'università. Ma io mi aspettavo che tu diventassi un insegnante e non che tu volessi fare il medico. Sì, ma perché? Mi meraviglio che tu me lo chieda, Maria. Fare il medico è un lavoro da uomo e lo sai bene. Ma papà, siamo quasi nel 1900 ormai. Le cose stanno cambiando. Ti ricordi l'affermazione di Papa Leone XIII a riguardo? Disse: tra tutte le professioni, quella più adatta ad una donna è proprio quella di medico. D'accordo, Maria. Segui la tua vocazione. Oggi è un grande giorno per me. Ti rendi conto che sono la prima donna italiana ad essersi laureata in medicina? Che orgoglio, figlia mia. Va e combatti. Buongiorno signorina, sono il professor Giuseppe Montesano. Sono venuto a conoscenza delle sue eccellenti competenze. Vorrei nominarla mia assistente qui a Roma, in questa clinica psichiatrica. E di che cosa dovrei occuparmi? Del recupero di bambini e bambine con problemi psichici, i cosiddetti anormali. Un giorno, questi bambini e queste bambine, attraverso un percorso lento e paziente, verranno inseriti a pieno titolo nella società. Glielo dobbiamo. Condivido del tutto le sue idee, signorina. Maria, io ti sostengo, lo sai. Ma con il tuo intervento sulla parità di salario tra uomini e donne, ti sei esposta troppo. E invece io sono contenta, mamma. Sì, perché se la gente ne parla, vuol dire che il problema andava sollevato. Eppure ti ricorderai che cosa disse Gesù. Disse: è un bene che gli scandali avvengano. Ecco, io la penso esattamente come lui. Maria, le nostre ricerche sui bambini ritardati stanno dando i loro frutti. Ne parlano anche in Francia e in Germania. Ma allora siamo davvero sulla buona strada. Oh, che bella notizia. Non me l'aspettavo. Siamo stati davvero fortunati ad aver avuto subito questi riscontri. Sono felice, Giuseppe. Anch'io sono felice, Maria. Sono felice perché... Perché, Giuseppe? Perché ti amo. Maria,
Ascoltami, ti prego. Tu e Giuseppe non siete sposati. Questo bambino non puoi crescerlo tu. Io ti ho sempre appoggiata, lo sai, ma Maria, ti prego, ascoltami. Mamma, il bambino. Ti prego, portalo via subito, altrimenti non riesco a lasciarlo andare. Maria, volevo solo sapere come stai. Non ci vediamo da tempo. Puoi capirlo da solo? No, dimmelo tu. Papà, sono stata costretta a rinunciare a mio figlio. Ed è stato come morire dentro. Sento un vuoto incolmabile che so che non andrà più via. Ma è solo questo, vero? No, non è solo questo. Giuseppe mi ha lasciata. Tra pochi mesi sposerà un'altra donna. Ti sembra abbastanza? Ho saputo, Maria. Per questo sono qui. Papà, da oggi mi vestirò sempre di nero. Da oggi sarò il lutto eterno. Vestiti pure di nero, Maria. Ma ricorda che il mondo ha bisogno di te. Tempo, Maria visita un istituto dove vengono rinchiusi dei malati di mente, ma anche bambini difficili. Vede questi bimbi, signorina Montessori, non possono stare con gli altri, sono malati, creerebbero un grave problema e turberebbero i bimbi normali. So che lei ha delle riserve, ma questa è la dura realtà. Quali riserve? Quale realtà, signora direttrice? Questi bambini vivono in uno stato di grave abbandono affettivo e con adulti che gridano tutto il giorno. Certo che ho delle riserve. Vede gli occhi di quel bambino? Sono occhi vuoti, senza speranza. Questo non è cristiano. Maria Montessori iniziò ad elaborare un metodo di insegnamento in cui era coinvolta la sfera dei sensi e ne parlava con gli insegnanti, piuttosto perplessi, davanti al suo metodo. Vede, signora Rossi, i bambini devono poter utilizzare strumenti concreti, devono poter toccare, manipolare gli oggetti. Non può basarsi tutto sulla lettura o sulla recita a memoria. Tutto deve scaturire dall'interesse spontaneo del bambino. Ma allora mi dica, come dovremmo operare? Io mi baso sulla libertà dell'allievo. Sì, perché da un lavoro libero nasce l'interesse autentico. In questo modo avremo dei bambini disciplinati, ma disciplinati perché autonomi e non perché obbligati ad ubbidire ciecamente per paura. Ma noi diciamo sempre ai bimbi, stai zitto, stai fermo, fai come faccio io. Infatti, ma noi non siamo modelli da seguire. Vede, io cerco di portare il bambino ad aver cura di sé. Lo incoraggio
a prendere decisioni autonome. Maria Montessori portò il suo metodo in varie parti d'Europa, ma nel 1934 il fascismo ordinò la chiusura di tutte le scuole montessoriane. Maria, mi dispiace tanto, non avevano il diritto. Lo so, ma d'altronde bisogna capire. Il fascismo non può certo accettare un metodo che si basa sulla libertà. Tutto ciò non si concilia con lo slogan fascista dell'ubbidire, credere, combattere. Hai ragione, cara amica mia. Aspetteremo tempi migliori. Maria riuscì a recuperare il rapporto con il figlio in modo straordinario ed egli condivise molti anni di vita con la madre, specialmente gli ultimi. Mamma, ho sentito che stai elaborando un progetto chiamato Educazione Cosmica. Vorrei capire meglio. Vedi, si tratta di educare i bambini al rispetto per la natura. Significa educarli alla pace, alla mondialità. Il mio scopo è quello di guidare il bambino verso l'amore per la vita. Diamo il mondo al bambino. Maria Montessori muore in Olanda il 5 maggio 1952. La sua opera continua a vivere attraverso le centinaia di scuole istituite nelle più diverse parti del mondo. Sulla sua tomba l'epitaffio recita: io prego i cari bambini che possono tutto di unirsi a me nella costruzione della pace negli uomini e nel mondo. La racconta come la donna più bella del mondo, moglie del re di Sparta Menelao. Fu conquistata da Paride, figlio di Priamo, re di Troia, con l'aiuto della dea Afrodite. Da sempre le è stata attribuita la colpa della guerra tramite cui i greci distrussero i troiani. Sentiamo ora le sue ragioni. Elena di Troia. Perché sono qui? Perché la storia non mi ha reso giustizia. Da sempre sono stata considerata la moglie infedele che approfitta dell'assenza del marito per scalparsene con il giovane amante. Vi racconterò la mia storia, così potete ricredervi. Avevo solo 10 anni quando fui promessa sposa al grande re di Sparta, Menelao, che aveva pressappoco l'età di mio padre. Ecco mia figlia, o Menelao. Tu sei un uomo potente e farai di lei una regina. Non dubitare, questa tua bellissima figlia sarà la consorte dell'illustre re di Sparta, che tutti rispettano e temono. Si rivelò subito un uomo rude, volgare,
Si prese la mia giovinezza con una tale violenza di cui poi se ne fece vanto, lasciandomi dolorante sul talamo nuziale. Lo odiai profondamente. Mai il mio ruolo di regina poté consolarmi né farmi sentire viva. Solamente con le mie ancelle poté trovare conforto, condividendo con loro una grande amicizia e una grande intimità. Non siate triste, o regina. Noi sappiamo che per voi il re è simile ad Ade, il re dei morti, e per questo vi aiuteremo a sottrarvi a lui. Stasera fingeremo che voi siete malata e staremo al vostro capezzale. Domani saremo dedite con voi ai riti sacrificali e, come sapete, Menelao non potrà avvicinarsi. Noi vi proteggeremo, o regina. Spesso, per fortuna, Menelao partiva per la guerra. Sparta era una città molto bellicosa e gli uomini erano costretti a duri esercizi militari e a dormire nelle caserme. Quelle per me erano notti serene, felici. Con le mie ancelle ci divertivamo a ornarsi con fiori, con profumi e a danze per ore ed ore. Poi, però, Menelao tornava e tutto tornava grigio. Un giorno un araldo venne da Menelao. O re Menelao, notizia giunse che la città di Polemos, governata da uomini sciagurati, ha dichiarato guerra a Sparta. Presto, re, invaderanno la nostra città. Chiamerò gli uomini alle armi, giovani e vecchi, immantinente. No, non partire, figlio mio. Chi mi consolerà se il Dio dei morti ti porterà nelle viscere della terra? Non partire, o mio consorte. Pensa a me, pensa ai tuoi figli. Sarò vedova e loro orfani di te, il loro padre. Orsù, o donne, siate liete. I vostri uomini si copriranno di gloria. Quale gloria? Quanti lutti, quante sciagure hanno provocato le guerre nei secoli, in tutta l'umanità. È una follia totale. Io, fingendomi lacrimosa, di nascosto gioivo con le mie ancelle, pregustando notti felici, serene, tra giochi, danze, ora dolci, ora sfrenate, e riti orgiastici in onore di Bacco. Era da poco partito Menelao, quando un'ancella mi annunciò la vista di un uomo. Cosa strana, che mi volesse annunciare la morte di Menelao. Corsi subito e davanti ai miei occhi ebbi una visione, non di uomo, ma di un dio. Mai una simile bellezza avevo ravvisato in corpo e nel volto di essere umano. E rimasi musa. Quel dio mi aveva rubato la favella. E parlò, musica le sue parole. Disse di essere Paride, figlio del re di Troia, e che Afrodite stessa gli aveva promesso in sposa la donna più bella del mondo, Elena di Sparta. Ma ero io! Oh, dei, dicevo, non svegliatemi da questo sonno! Troppo bello è quel sentimento che mi sta nascendo in petto! E furono giorni sereni, spensierati, che mi fecero passare tutto il dolore patito con Menelao. Una simile dolcezza la possono provare solamente gli dèi. E quando lui partì, no, non mi rapì, non è vero, fu io che lo implorai di portarmi con sé, perché ora che avevo conosciuto l'ebbrezza dell'amore, non potei
per mai rinunciarvi. E passarono mesi, anni, di un amore puro, senza nessun pentimento. Poi però arrivò la terribile notizia. Il re di Sparta, Menelao, ha dichiarato guerra alla città di Troia per lavare l'onta del tradimento della consorte, per uccidere lo straniero che l'ha portata con sé e per punire la città che ha nutrito e allevato il traditore. Alle armi! Ma io non avevo tradito Menelao. Il mio cuore non era mai stato suo. Il mio corpo, mio padre aveva venduto a caro prezzo. Loro erano i traditori, non io. Alla notizia della guerra, pari de Dio, sprofondammo in un dolore cupo. Menelao sarebbe arrivato e vi avrebbe riportato con sé a Sparta. Io e il mio amato non saremmo sopravvissuti. Così, una sera decidemmo di celebrare i riti. Ci stendemmo sul talamo con vesti bianche e pregammo Afrodite, la dea benevola, perché ci portasse con sé nell'Olimpo. E la dea esaudì le nostre preghiere. E siamo ancora qua, nel regno della gioia eterna. Ma in fondo nessuno conosce la nostra storia, non è vero? Thank you.
vinto la guerra durata 10 anni contro la città di Troia. Il capo greco Agamennone conduce in patria come schiava Cassandra, figlia del re di Priamo, dotata del dono della profezia senza però essere mai creduta. Arrivata alla casa di Agamennone ha il presagio della propria morte e di quella di Agamennone stesso, per mano della consorte che a sua volta pagherà per questi delitti. Coraggio, infelice, ascolta un povero guardiano, scendi da quel carro, arrenditi al destino e accetta la schiavitù. No, 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 Apollo, no! Apollo, perché lo chiami così piangendo? Non è lui il dio dei tristi lamenti? No, 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 Apollo, no! Povera blasfema, invoca un dio che è ben lontano dai canti di dolore. Apollo, dio della strada, tu mi perdi! È la seconda volta che mi perdi! Che cosa fa la profezia delle sue sventure? Apollo, dio della strada, tu mi perdi! Perché strada mi porti, a quale casa? In quella di Atreo. Se non lo sai ancora, io te lo dico, puoi esserne persuasa. Ah, casa sacrilega, covo d'ogni colpa, dove sangue fraterno cola, mattatoio umano, un canto di sangue! Ha l'olfatto di un cane questa straniera, come segue la pista che la porta al sangue. Sono chiari i presagi. Conosciamo la tua virtù di indovina, ma qui di indovini non sappiamo che farne. No, no, che dolore si prepara ancora dentro questa casa, dolore inumano senza rimedio. Ciò che predice non so, ma so quanto c'è sotto, tutta la città ne parla. Maledetta, niente t'arresta. Tu lavi lo sposo, colui che divide con te il letto e... come dire la fine? Una mano si alza, l'altra mano si alza per colpire! Non la seguo più. Ora gli enigmi succedono oscuri oracoli. Non la capisco. No, non posso! Che cosa scorgo? Una giostra d'inferno! A lei! La compagna del letto che assassina! Vieni a urlare, coro! Vieni a danzare urlando! Perché chiami le rinni a questa casa? Tu cominci davvero a farmi spavento. Attento! Sta lontano da lei! Ha preso le corna del toro e colpisce! E lui... lui cade sotto la vasca piena. Ecco il trabocchetto sanguinoso. Preparato ad arte. Non sono uno che ha esperienza di oracoli, ma queste parole sento sapore di morte. Mai, mai una volta la bocca dei profeti annuncia fatti lieti. Ah, infelice, è il mio dolore che urlo. Per quale strada mi hai portato qui? Dove, Dio, se non a morire? Tu sei pazza. Quale forza celeste ti agita? Da dove prendi il senso di questi mali? Da dove le tue oscure profezie? Ah, nozze di Paride, che ci avete tutti perduti! Scamandro, acqua della mia patria, solo sulle rive della Teronte, echeggeranno i miei poveri gridi. Sì, è fin troppo chiaro questo oracolo. Mi angoscia il tuo triste destino. Mentre ti sento piangere per una pena che è anche la mia. Ah, misera mia città finita per sempre. E io qui, morente, sulla polvere. Parole oscure su parole oscure. Non so come finirà. Non parlerò più oscuramente. Ho rintracciato come un cane una pista di antichi delitti. In questa casa si è insediato un coro, il coro delle rinni,
Esse cantano il canto della prima colpa, ricordano un letto fraterno orrendamente contaminato. Voi potreste giurarlo di non aver mai sentito le antiche stragi di questa famiglia. Ammiro come tu, nata in un'altra terra, sai di questa casa, come chi è nato qui e qui risiede. È Apollo che mi ha dato questa forza. È un dio e ha potuto innamorarsi di te. Mi avresti fatto arrossire una volta. Ah, chi non è delicato nei giorni felici? Sì, egli lottava per avermi, ardente d'amore. Ed è finita, come sempre che ti ha avuta. Prima mi promisi, ma poi non mantenni la parola. Eri già allora posseduta dal suo spirito? Già da allora predicevo disgrazie alla mia patria. E come si è vendicato il dio tradito? Non facendo credere mai a ciò che dico. E noi invece dobbiamo crederti fin troppo. Gioia per un felice ritorno. Ma che mi crediate o non mi crediate, cosa importa? Tutto si compirà e tu, pieno di dolore, vedrai che ho detto soltanto la verità. Tu hai parlato del banchetto di Tieste. Ho capito e ho tremato. Che paura sentire intera la verità senza veste. Quanto al resto, annaspo ancora disorientato. Io dico che tu vedrai la morte di Agamennone! Taci, infelice! Questo no! Non voglio sentirlo! Nessuno potrà impedire i mali che prevedo! Se accadranno, ma ci proteggono gli dèi! Tu preghi, ed essi preparano la strage. Ma chi è quell'uomo che compie questa infamia? No! No! Aiuto! Che cos'è questo fuoco? Viene su di me! No! Apollo! Apollo, abbi pietà di me! Abbi pietà di me! E lei? E lei? Lei Leonessa che ha dormito con il lupo mentre la via il leone! E lei che mi dà la morte! Nel bicchiere lei versa il veleno! Lei, puntando il coltello contro il marito, vuole punirlo per avermi portata con sé! Eppure gli dèi non lasceranno impunita la nostra morte. Verrà qualcuno a ricordarci. Un figlio nato per uccidere una madre e per vendicare la morte di un padre. Il gemito in agonia di suo padre lo guiderà. Coraggio, non devo farmi pietà. Devo subire il mio destino. Oh, troppo infelice e insieme troppo sapiente. Quante cose ci hai detto. Ma se davvero tu sai dove la morte ti aspetta, perché come un vitello vai mite all'altare? Niente mi può salvare. Cosa conta un minuto? L'ultimo minuto della vita è senza pari. Parole che si dicono solo a chi muore. Il tuo coraggio rivela un grande spirito. Il mio giorno è venuto. Non mi serve fuggire. Il tuo coraggio rivela un grande spirito. Ah, padre, pietà di te e dei tuoi figli.
Morire con gloria è pure una grazia del cielo. Ancora una sola parola. Al sole, alla sua luce supremo rivolgo questa mia preghiera. Proteggi chi verrà a vendicare il mio padrone e il colpevole nell'atto di scontare la sua colpa sconti anche quella di aver ucciso una schiava la cui morte gli è costata così poco. Ah, povera sorte degli uomini, la loro gioia è immagine dipinta. Viene il dolore, un colpo di spugna e tutto è cancellato. È questo che ne fa insopportabile il pensiero. La prima dea dell'Olimpo non può tollerare che il consorte Zeus la tradisca con numerose donne e dee che tutte le divinità si facciano beffa di lei. Per questo ha deciso di accusarlo pubblicamente e lui, adducendo ragioni a volte un po' deboli, tenta di discolparsi. Oggi è la festa della donna e io sono qui davanti a voi per raccontarvi la mia storia. Chi sono? Io sono Era, la moglie di Zeus, il capo di tutti gli dèi. Perché sono qui? Perché in realtà sono la donna più tradita dalla notte dei tempi e il colpevole è lui, Zeus! Scusa, ho udito la tua voce da lontano e qui a lavare i panni davanti a questi mortali. I panni sporchi si lavano nell'Olimpo, ma comunque non state là ad ascoltare. Esagera sempre, ha sempre da lamentarsi. Io sono un marito premuroso. Sì. Le donne, le donzelle, fanciulle, mi piacciono del resto. E poi io con i colpi di fulmine ci so fare. Ma domandatele come ci siamo conosciuti. Questo in realtà è vero. Un giorno stavo passeggiando ed era molto freddo. All'improvviso ho visto un uccellino piccolo, tenero, infreddolito. L'ho raccolto, me lo sono messo in seno e all'improvviso si è trasformato in un dio bellissimo che mi ha guardato, mi ha chiesto in sposa e io non ho saputo resistere. Non l'avessi mai fatto, era lui! Non l'avesse mai fatto, volevo vedere se ti capitava come uccellino. Quel cupo di mio fratello Ade, il dio dei morti, avrebbe dovuto passare con lui tutta la vita sottoterra. Ma che dico tutta la vita? Siamo immortali. L'eternità. Oppure ti poteva capitare come uccellino Poseidone, il dio del mare, e passare con lui l'eternità nel profondo degli abissi. Ah, sai che reumatismi. No, lo vedete come fa, eh? Lo vedete come fa? Lui pensa di essere la cosa migliore che mi poteva capitare. Ma figuriamoci, va! Vedete com'è lei? È orgogliosa, vendicativa, non deve sempre dire l'ultima parola. Vuoi che racconto quello che ha combinato il povero Tiresia? Sì, sì, dillo. Lo dico? Dillo, dillo, dillo. Eravamo lì che stavamo discutendo del... stavamo discutendo delle gioie dell'amplesso. Cosa? Del stavamo cosa? Discutendo delle gioie dell'amplesso. Oh. Oh. Allora, mentre io andavo affermando che la donna,
che prova maggior godimento. Certo. Lei, pur di contraddirmi, dice è l'uomo invece che può godere di più. Allora io ho detto chiediamo al nostro Tiresia. Naturalmente dette ragione a me, del resto io sono il capo delle idee. E lei che ha fatto? Lo ha reso cieco. Vabbè, sì, ma poi gli ho dato il dono di saper predire il futuro. Sai che soddisfazione. Povero Tiresia. Povero Tiresia, ma ne vogliamo raccontare qualcuna delle tue? No. No, Le vogliamo raccontare? Racconta. Oh, perfetto. Racconto del rapimento di Europa. Oh, Europa. Quant'era bella. Cioè, era proprio buona, eh. Aveva una pelle chiara. Zitto! Vergognati! Sentite che ha fatto il fedifrago. Io guardavo dall'Olimpo. Che pena, che pena. Europa stava passeggiando con le amiche. Sì. E stava raccogliendo dei fiori. Fiori? Ecco, lui l'ha vista, avrà resistito? Ma no, no! E puff, si è trasformato in un candido toro. L'ha guardata, si è accovacciato davanti, lei è salita in groppa e... Trotta, 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 nuota, 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 siamo arrivati fino a Creta. Ah! E lì è successo il fattaccio, eh? Lì! Ah. Però non è andata come sperava, perché Europa ha messo al mondo 3 figli terribili che sono finiti ben presto nel regno dei morti e giustizia è fatta. Quanto è cattiva, oh. Sapesse quanto ha tartassato il mio figlio prediletto Eracle, da tutti conosciuto come Eracle. Ah, certo, per forza, figlio di un altro tradimento. Ti dice niente il nome di Alcmena? La mamma di Ercole. La mamma di Ercole. Vergognati! Sapete che ha fatto questa incosciente? Alcmena stava per partorire. Era lì che dove stava soffrendo. E lei che ha fatto? Gli hanno dato le gambe così per impedire. Lei era... non riusciva a partorire. Per fortuna c'era un'ancella che l'ha liberata. E lei sarebbe la protettrice dei parti. Ah, certo, protettrice dei parti sì, ma non delle domande. E non è finita qui. C'era il mio figlio prediletto, Ercole, che giaceva nella sua culletta. E lei ha mandato 2 serpenti per ucciderlo, ma lui con le sue manine l'ha preso e li ha strozzati, uccidendoli. Figlio di cotanto padre. Ah, figlio di cotanto padre, e poi 2 serpentelli, che saranno mai? Ah, ma però... Però vogliamo parlare di quello di buono che ho fatto per lui? Non mi risulta. Ah, non ti risulta. Un giorno stavo passeggiando con la dea Atena. A un certo punto abbiamo sentito il pianto di un bambino. Ci siamo avvicinati e dentro la culla c'era Eracle, figlio di cotanto padre. Piangeva, era affamato. Atena mi ha convinto. D'altronde io ho il seno sempre turgido di là. Ho preso il bimbo e il figlio di cotanto padre, sapete che ha fatto? Mi ha morso! Io l'ho staccato e uno schizzo di latte è salito fino al cielo. Eccezionale, brava! E ora sappiamo com'è nata la Via Lattea. Ecco, però Ercole non l'ha mai potuto vedere, ha anche tentato di annegarlo con una tempesta. Vabbè. Ho tentato di annegarlo con una tempesta. E quindi? E quindi... sei stata monella. Sono stata monella, sì, certo. Come no? Ma, oltretutto, vogliamo raccontarne qualcuna delle tue? Ancora? Sì? Ne vogliamo raccontare ancora qualcuna delle tue? Vogliamo raccontare di quando per punizione mi ha messo a testa in giù dall'Olimpo? Mi ha messo a testa in giù dall'Olimpo? Sì. E tutti gli dèi che mi guardavano in quella posa ridicola volteggiare nell'aria. Meno male che mi ha salvato il mio grande figlio. Il mio figlio Efesto. Efesto? Sì. Buono quello. L'ha voluto
creare, generare lei da sola, senza l'aiuto di nessuno. Voleva fare la femminista e poi gli è venuto questo essere deforme e brutto. Sarà anche brutto e deforme, però nella sua officina ti ricordo che ha creato fulmini e saette, e senza di lui tutto il tuo potere sarebbe niente. E poi, se non mi sbaglio, anche tu hai generato una figlia senza amplesso. Sì, Atena, la dea della sapienza. Un giorno avevo un forte mal di testa e allora chiamo quell'individuo Efesto. Dico: Efesto, vieni, per favore, dammi una martellata qui. Lui mi dette una martellata sul cranio che si aprì e venne fuori Atena con tutta l'armatura. Che shock! E in quel caso feci un'opera d'arte. Senza da lei l'aiuto tuo né di quelle altre. Ma la vogliamo raccontare che c'è? Tutta? No. La vogliamo raccontare tutta, tutta? Ti dice niente il nome Ganimede, il bel principe troiano? Sì, ci siamo amati, tanto amati. Ma che per caso saresti omofoba? Gertrude era figlia di un famoso principe milanese che, non volendo dividere i beni tra i figli, destinò tutti al chiostro per mantenere intatte le sostanze al primogenito. Gertrude era una bambina esuberante e poco remissiva. Anche lei era destinata a farsi suora. Nessuno le disse mai direttamente: tu devi farti monaca, ma era un'idea sottintesa in ogni discorso che riguardasse il suo futuro destino. Per questo i suoi primi giocattoli furono bambole vestite da suora. Bella questa bambola, eh? Perché è vestita da suora? Perché un giorno tu sarai una madre badessa e comanderai tutte a bacchetta. A 6 anni Gertrude era già nel monastero di Monza. Signorina, un giorno lei sarà al posto mio, sarà una badessa perfetta, suo padre molto generoso con questo monastero e noi gli siamo riconoscenti. Si ricordi, lei sarà una badessa perfetta. Io sarò la badessa di tutte voi. Mi invidierete. Dovrete obbedirmi. Poveretta, tu sarai qui, in questo luogo freddo e buio. E noi avremo nozze, pranzi, feste, vestiti, carrozze. Ma anch'io, se voglio, posso avere tutto questo. Pranzi, feste, vestiti e carrozze. Non puoi. Nessuno può mettermi il velo in capo senza il mio consenso. Ed io lo negherò. Sì, che lo negherò. Ma quel consenso si tratta di negarlo al tuo principe padre. Si tratta di negarlo al mio principe padre? No! No! Io vi odio! Vi odio! Vi odio! Povera disgraziata, dovrà stare in carcere a vita. No, aspettatemi, prego! Non ve ne andate! Fatemi coraggio! Consigliatemi!
Non lasciatemi da sola. Signorina Gertrude, lei dovrà sostenere un esame, ma prima dimorerà un mese fuori dal monastero, nella casa paterna. No! Non voglio sostenere l'esame! Devo dire un no! Scrivi a tuo padre, spiegagli come ti senti. Tanto non avrai mai il coraggio di dirglielo in faccia, quel no! È vero! Devo scrivere al mio padre! Devo farlo subito! Non mi ha risposto. Mio padre non mi ha risposto. Forse è adirato con me. Signorina, so che suo padre è molto in collera con lei, ma basta che si comporti bene, che ubbidisca e tutto sarà dimenticato. No! Se mi vorranno forzare, io non mi piegherò! Sarò rispettosa, ma non acconsentirò. Dovrei dire un altro sì, ma non lo dirò. Io piangerò! Io lo muoverò a compassione. In fondo, non chiedo altro che di non essere sacrificata. Gertrude tornò alla casa paterna, ma nessuno dei familiari parlò. C'era solo un grande silenzio. Nessuno le rivolgeva la parola. La sua clausura era più stretta di quella in monastero. Neanche i servitori mi rivolgono la parola! Certo, questi sono gli ordini di mio padre! Dio! Mi faranno impazzire! Il paggio! Stamane un paggio è passato sotto alla mia finestra. Mi ha guardato con occhi buoni. Mi ha guardata con una compassione particolare. Gli scriverò! Chiederò a lui di aiutarmi! Via questa lettera, signorina! La consegnerò a suo padre! No! Vi prego, sarà la fine per me! Dovreste provare vergogna! Anche se io avessi voluto darvi in sposa qualcuno, ora non ne avrei più il coraggio. Scrivendo quella lettera, vi siete disonorata! Perdonatemi, padre! La mia colpa è grande! Perdonatemi! Il perdono bisogna meritarselo. C'è solo un modo per lavare questa colpa. Sì, sì, padre, farò qualsiasi cosa. Però, padre,
vi prego. Guardatemi. Sorridetemi. Padre, io ho bisogno del vostro amore. Io ho bisogno del vostro amore. Venite. Ecco la pecorella smarrita. Ecco la consolazione della famiglia. Geltrude ha deciso di prendere il velo. Brava, brava! Oh, la nostra sposina! Bisogna andare subito a Monza per chiedere che venga accettata in monastero. Subito! No! Domani. Sì, domani. Ha deciso lei. Domani. Vi chiedo di essere accettata in questo monastero dove sono stata cresciuta e trattata amorevolmente. Signorina Geltrude, dovranno tenersi regolari votazioni, ma credo che, data la gratitudine che dobbiamo a vostro padre, non ci saranno problemi. Sarete di sicuro accolta e starete con noi per sempre. Dio! Dio, ascoltatemi! Vi prego. Fa che non mi vogliano, fa che non mi accettino. Io ce la metterò tutta per contrariarle e disgustarle. Farò le cose più oscene, le scandalizzerò. Perché mio padre non venga a sapere nulla. Signora Badessa, la signorina Geltrude sembra impazzita. Noi non sappiamo più come comportarci. Il signor principe è molto generoso con noi. Sopportatela! Siete solo delle stupide! Dovete obbedirmi. Siete solo delle educande. Io ho potere su di voi. Avete capito? Io ho potere su di voi. Poveretta, dovrà passare qui tutta la vita contro la sua volontà. Arrivavano momenti di rabbia nei confronti di Geltrude, che spesso le trattava malissimo, ad altri momenti in cui provavano una vera, profonda compassione nei suoi confronti. Geltrude si attaccava con disperazione a questi brevi istanti di pietà per implorarle, per chiedere aiuto e conforto. Darei tutta me stessa per avere da voi una briciola di amore e comprensione. Aiutatemi, vi prego!
Poveretta, non possiamo aiutarti, non possiamo. Un istante dopo, però, l'animo mutava e Gertrude tornava ad infierire con tutta la forza della sua disperazione. In mezzo a queste tempeste interiori arrivò il giorno fatidico. È solo una formalità, figlia. Domani il vicario delle monache ti farà molte domande. Tu dovrai convincerlo nel modo più assoluto che hai una grande vocazione, perché tu hai una grande vocazione. Sì, padre. Io ho una grande vocazione. Dopo 12 mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripensamenti, Gertrude arrivò al momento della professione, in cui conveniva o dire un no più strano e inaspettato che mai, o ripetere un sì tante volte detto. Lo ripetei e fui monaca per sempre! Sinonimo stesso di serva, ma la nostra Perpetua, alle prese con Don Abbondio, famoso curato senza coraggio dei promessi sposi, è in realtà la padrona. Consiglia, dà le direttive in modo energico, ma sempre con grande rispetto ed dedizione. Va. Come volete che vada? E sono qui, aspetto il mio padrone per servirlo. Mentre lo aspettate, potreste fermarvi a fare quattro chiacchiere con noi. Quattro chiacchiere con voi? Ma non ci penso nemmeno, Siete delle pettegole. Siete andate in giro a dire che io non ho trovato nemmeno un cane che mi volesse. Quando sono stata io che ho rifiutato tanti partiti. Sì, sì, Perpetua, arrivederci. Sì, arrivederci, arrivederci. Ma come mai non arriva Donna Voglio? Ma vuol dire che comincerò a preparare la tavola, via. Perpetua! Perpetua! Oh mio Dio, signor padrone, cosa le è successo? Niente! Niente! E come niente? Ma agitato come sta? È successo qualcosa di grave? Perpetua! Se dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire. Che non può dire nemmeno a me? E chi guarderà la sua salute? E chi le darà un parere? Ahimè! Tacete e non apparecchiate! Casomai versatemi un bicchiere del mio buon vino. E poi mi vuole dire che non ha niente? Perpetua, vi ho detto, tacete e datemi il vino! E va bene. E vuol dire che andrò in giro di qua e di là a chiedere che cosa è successo al mio padrone. Per l'amor del cielo, Perpetua,
Non fate pettegolezzo! Ne va! Ne va? Ne va della vita! La vita! La vita! Oh, signor padrone, lei lo sa che quando mi ha confidato qualche cosa... Come quella volta! Io ne sono stata sempre affezionata! E se adesso voglio sapere, è perché per aiutarla e per darle un parere! Ma mi giurate che... Sì, giuro. Perpetua! Oh, signor padrone! Ne va della vita! Allora? Vi ricordate l'impegno che avevo per domani? Domani? Certo! È il matrimonio di Renzo e Lucia! Ecco! Appunto! E che è successo? Ma sono ammalati? Magari! Ma perché? Che è sopraggiunto? Mi viene impedito! Ma che cosa? Mi viene impedito di celebrare le nozze tra Renzo e Lucia! Cielo! E da chi? Da Don Rodrigo! Oh, che prepotente! Oh, che uomo senza timore di Dio! Perpetua, facete! Per carità! Ha mandato due bravi! Oh. E mi hanno fatto delle minacce terribili! Mi sembra ancora di sentirli! Signor curato! Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella! Orbene, questo matrimonio non s'ha da fare! Né domani né mai, oppure non le daremo neanche il tempo di pentirsi. Signor curato, il nostro padrone, il signor Don Rodrigo, la riverisce. Oh, disgraziati! Ma lei? Lei cosa ha risposto? Io ho detto disposto. Disposto sempre all'obbedienza. Oh, ma signor padrone, ma doveva ribellarsi e doveva mostrare un po' di coraggio, Peppe, il coraggio uno, se non ce l'ha, non è mia che se lo può mettere. Però anche questi Renzo e Lucia, questi ragazzacci, e siccome non sanno cosa fare, pensano bene di andarsi a sposare e mettere nei guai questo povero curato. E smettetela di piangervi addosso e poi a prendersi di questi poveri ragazzi. Perpetua, vi ho detto di tacere. Signor padrone, Un rimedio c'è. Quale? Sì. Dunque, lei deve andare a parlare col nostro arcivescovo. Lui sì che è un sant'uomo e saprà mettere al loro posto questi rimandi, certo. Perpetua, vi ripeto che dovete tacere. E poi, che consigli sono questi? Quando mi toccasse una schioppettata nella schiena, l'arcivescovo che farebbe? La caverebbe! Oh, ma via! Ma Cancabaia non morde! E poi, mi scusi, signor padrone, mi permetta, ma lei è qualche volta e dovrebbe mostrare i denti, invece stare sempre lì a calarsi le braghe! Ma Perpetua, tacete! Su, non ti rovini la salute. Ascolti me, mangi un boccone e poi vado a riposare. Non voglio niente, non voglio niente. Oh, povero me. E per l'appunto proprio a me doveva accadere. E voi?
Perpetua, mi raccomando, che non si sappia in giro. Stia tranquillo. Ne va della vita. Stia tranquillo, signor padrone. Ne va della vita. Stia tranquillo, stia tranquillo. Grande famiglia riunita. Abbiamo finito questo spettacolo, noi come avevamo detto all'inizio l'abbiamo dedicato a tutte le donne presenti, speriamo che sia stato di vostro gradimento. Ora vi presento uno a uno tutti i nostri protagonisti. Pietro, ho bisogno del tuo aiuto. No, ti faccio fare un balletto, magari, sai, non si sa mai. Non è mai troppo tardi, vai, vieni. Il nostro sindaco lo conoscete tutti, quindi adesso ci dirà anche due parole di augurio almeno a queste donne. Prima naturalmente presentiamo tutto il gruppo dello spettacolo, ok? Cominciamo in ordine di apparizione e di comparsa. Quindi i piccole donne crescono, Aurora Franci, Prisca Lopilato. Ci vogliono anche le rose, Sauro, le rose. Abbiamo la mimosa di Eva con Eva e poi la rosa, il nostro, omaggio nostro, quindi tutti e due, dai, anche loro le rose, anche le bimbe, agliele date, scusa. Allora, abbiamo poi Elisabetta prima d'Inghilterra, Giuseppina Fiorucci.
Allora, devo dirvi una cosa per correttezza. Questa signora qui è la, diciamo, quella che ha scritto tutti i testi che avete visto. Lei passa l'estate a scrivere per il teatro e questo è il risultato. Senza quei testi non ci saremmo stati. Allora, abbiamo poi Maria Montessori, Vanessa Faralli. Elena Di Troia, Giulia Notari. Siamo arrivati a Cassandra, Desiree Gambini. Segue l'Olimpo, Era e Zeus, Gianna Del Cucina, Francesco De Tommasi. Mi ricordano appunto che questi due signori sono dei debuttanti, è la prima volta che perlomeno recitano con noi, quindi sono arrivati quest'anno, un merito di più. La monaca di Monza, ecco la nostra Sefora De Giorgi, la monaca di Monza. Concludiamo con Perpetua e Don Abbondio, Maria Stella, Marco Latini. Passiamo al gruppo delle ballerine, Aurora Cardinali, Ilaria Farsetti, Giulia Torsini, Alessia Pasquini. Voci fuori campo, Aurora, Francesco, Pina, Sandro, Sauro, Sefora, Marco, Vanessa, lo dico velocemente perché li avete già visti, Luci e Musiche, Giulio Bartolini, Matteo Norci. Un particolare ringraziamento alla Maison della Danza del coreografo Roberto Scortecci per la squisita collaborazione. Grazie. La regia, Alessandro Balducci. E Giuseppina Fiorucci anche. Dov'è? È qua, eccola. Questa ragazzina che è diventata ora una donna, pensate che ha cominciato diversi anni fa con noi, aveva 13 anni, vero? 12. Vabbè. Trasformiamo un po' e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo